Bentornati, Sbordore League Stadium, giornata di Gold League. Si affrontano quest'oggi Crystal Palace e Mastacchioni. Siamo alla lettura della formazione con i Mastacchioni che portano tre pali e il Sid che andrà a sposare la causa quindi dei ragazzi di Michele Fattori. Davanti a lui giocherà Piccirillo con Petagna, poi Sannino, Mosella, Puglione e Simone Fordham in avanti. Per quanto riguarda invece il Crystal, giocherà Prezioso tra i pali, centrale di difesa in questo momento vediamo Razzioredi con Palumba e Mannallà a completare il reparto difensivo. Esposito, Mauriello e Frezza in avanti, unica punta, c'è solo Snack Merenda a disposizione per le due squadre. Da una parte Mike Fattori, dall'altra Gaetano Pedrone che è appena presa posizione in campo. Qui la panchina dirigenza, la dirigenza dei Mastacchioni, eccolo Petrone. Partita sullo 0-0 ancora, cominciato da pochissimo il match con Bomber! Mister Sabatino e il portierone Peppone Avolio, Portiere del palazzo. portiere di palazzo, anche a raccolta differenziata, giusto? Dire che a sinistra giocherà Perrotta. Terzino appunto sinistro, ora Sannino prova ad andare avanti, sulle setacce Cesare Esposito, poi Mosella, prova un numero Palumbo, esce bene, lascia poi a Mauriello, anzi no, Mosella ritorna, quindi Bomber Frezza che ha scambiato posizione con Cesare Esposito, Petagna allunga la falcata, prova la palla al centro, c'è il blocco di Mannalà che favorisce la ripartenza di Ale Palumbo, palla nello spazio, qui si avventa Perrotta. Mastacchioni in avanti, Mosella, difetto e controllo, poi di tacco bene qui per Buglione, occhio a Gabri, allarga per Petagna che ha tanto campo, può addirittura pensare al tiro, poi si stringe troppo, palla dentro, blocca Manala, c'è fallo laterale per i Mastacchioni. Palla dentro, Buglione spizza, la tocca per ultimo nessuno, Prezioso è pronto a mettere il pallone in gioco, in realtà metterà proprio Alessandro Palumbo, uno dei veterani di questo circuito. Palumbo va a lungo a cercare Snack, Piccirillo sulle setracce. Snack appoggia dietro per Mauriello, Petagna col tacco. Riceve ancora una volta Petagna, quindi Buglione. Palla nello spazio, Mannalà aggancia, poi lascia lì a Palumbo che combatte, tiene ancora palla. Quindi ora Fordham che rinviene su Mauriello, è il Sid, lancia lungo, zona, non c'è nessuno, palla sul fondo. Lascia Bomber Frezza, destro sinistro, poi palla a Pupi nello spazio a cercare Snack. Buon controllo di Snack, si gira, prova il destro Snack, palla alta e larga, fondo, primo squillo del match è di Checco Snack Merenda. Scarica Fordham su Buglione, si propone lì Mosella, ma esce molto bene Palumbo. Occhio al suo sinistro, Palumbo chiuso sia da Piccirillo che da Cuccaro. Recupera la difesa dei Mastacchioni con il Sid che subito serve Buglione. Si stacca Petagna. Ancora Petagna. Ora Fordham. Prova in mezzo a due. La palla intercettata Mannalà, poi si avventa Mosella, ancora Mannalà. Fordham sinistro, Prezioso in calcio d'angolo. Prima volta chiamato in causa Prezioso, si fa trovare pronto e reattivo. La palla appunto toccata in calcio d'angolo, sullo stesso angolo c'è Simone Fordham. Fordham prova, Buglione, incrocio dei pali di Gabri Buglione, si conferma ancora una volta un ottimo arciere di testa, riesce sempre a coordinarsi, Gabri Buglione. Qui Frezza, recupera bene, alza la testa, ha visto Snack. Nessuno a supporto, Frezza si mette in proprio, palla dentro e il Sid la fa sua. Rilancia lungo il Sid, occhio a Buglione che aggancia, ritorna Pupi. Ancora Redi che lascia Prezioso. Esposito contrastato un paio di volte, recupera il Sid. Fordham vicino ad attirare la marcatura, poi Mosella pasticcia bene Redi. Quindi ora
Frezza sembra aver trovato più condizione. Gianluigi Bomber Frezza, quindi Mosella, occhio che ruba palla, Mosella, Mosella, che recupero di Palumbo, salva tutto, stava per rovinare. Una prestazione fin qui impeccabile, ottimo recupero di Ale Palumbo, calcio d'angolo per i mastacchioni. Dam teso, si arriva, arriva Mosella sul primo palo, c'è ancora deviazione di Mannalà, calcio d'angolo. Auriello, entra Gaetano Petrone che andrà probabilmente a centrocampo, quindi ora Fordham, morbido questa volta, Mannalà rispedisce al mittente, fallo laterale per i mastacchioni. Petagna, palla dentro, Piccirillo stacca, svetta più alto di tutti Palumba, ancora Piccirillo in area, c'è Petrone sulle sue tracce, poi Bomber Frezza prova un numero, si avventa Petrone sul pallone, Perrotta chiude, fallo laterale. Partita si sta giocando a circa 10 minuti, fino ad ora gran prestazione delle due squadre. Occhio qui, Mosella ancora in aria, poi Petrone recupera due volte, combatte con Mosella, ancora Petrone, ancora Mosella, prova numero, Mosella, fallo di mano, occhio lì, si continua, ancora Mosella, e fallo di mano forse, c'è VAR. No, niente VAR. Palumbo, lancia lungo, Buglione, prova un dribbling, ready, alza il pallone, quindi Fordham, palla nello spazio, ancora per Buglione, ready esce bene, quindi Palumbo, rientra, ancora Palumbo, c'è fallo di Buglione, carica, fallosa. Sannino, c'è Palumbo su di lui, chiude ancora, Ale Palumbo, ancora mastacchioni in avanti. Petagna esce dall'area, quindi Fordham alza un pallone troppo morbido, c'è solo Snack a raccogliere, si propone Orazio Redi, eccolo Pupi, può salire lui, Piccirillo la tocca per ultimo, ancora Redi di sfondamento, abbattuto Buglione, si continua, Petagna fa secco Merenda, palla dentro che non passa, c'è Palumbo, fallo laterale per i mastacchioni. Buglione, palla verso la porta di Prezioso, che è disturbato forse dal sole, abbastanza sicuro qui. Fabio Prezioso, portierone del Crystal, orfano di Peppone Avolio. Ancora Palumbo, destro a cercare Frezza. Bene qui Fordham, combatte Esposito. Ancora Cesare Esposito, prova a prolungare. Occhio a Sannino che qui sbaglia. Controllo abbastanza elementare. Gettata alle ortiche l'occasione di contropiede per i mastacchioni con il SID fino ad ora ancora senza voto. Palumbo, ecco Ale, raccoglie Esposito, si è mosso dentro il Bomber, ancora Cesare Esposito in mezzo a due, molto bene, palla centrale che non passa, poi ancora Bomber Frezza, tiro deviato, in calcio d'angolo il SID. C'è Esposito sul pallone, cross alto, secondo palo, Snack, la domestica, prova ad andare via, Petagna, sfortunato in palo, poi Merenda e poi Fordham è costretto a lanciare più lontano che può. Ricordiamo che in gold i mastacchioni in questo momento sono a 6 punti senza contare, diciamo, il live di questa partita. Mentre il Crystal Palace addirittura a 3 punti in 4 partite. Una sola vittoria per i ragazzi di Orazio Redi. Mentre i mastacchioni sono stati sicuramente, diciamo, sfortunati nel loro percorso. In ogni caso è stato ritrovato un braccialetto qui a Sbordelling Stadium. Esposito di sfondamento, palla che arriva a Bomber Frezza che calcia lo stesso, poi Merenda, non aggancia, fallo laterale. Bene qui Mosella, meglio ancora Mannalà, Piccirillo combatte con Snack, ma Snack è un bufalo, poi prova a concludere avvitandosi, palla preda di Jerome. Petagna, palla che non passa, calcio d'angolo.
Palla dentro! Buglione la chiama, ancora viva! Prova di scodellarla lì Piccirillo. Quindi ora snack. Bene, super rotta. Quindi Cesare Esposito, tutto solo lì Bomber Frezza. Servito ora, sbaglia l'aggancio Frezza. E poi Piccirillo fa il giro del Bomber. Tiene ancora palla in campo, poi Pedrone chiude in fallo laterale. Perrotta, palla che arriva a Fordham. Quindi Fordham nello spazio, non c'è nessuno, solo Palumbo a raccogliere, evitare il fallo di fondo. Esposito centrale, prova la percussione. Bene qui in dribbling, ancora Esposito, vuole buttarsi nello spazio, c'è Mannalà, occhio zona tiro per lui, prova a pennellare per Snack! Con la nuca, non riesce a indirizzare il pallone. La porta difesa dal Sid, quindi Buglione. Palla a Fattori, 1-2 che si conclude ora. Bene Buglione in mezzo a 3. Ancora Buglione ha battuto, si continua per il vantaggio. Fattori in area, prezioso! Sbatte la porta in faccia, Mike Fattori. Si resta sullo 0-0. Occhio che Fordham raccoglie. Palumbo. Ma che azione, Marco? Grande azione, grande azione. Soprattutto Buglione, si è fatto trovare veramente lucido in fase di dribbling. Occhio a questa palla, ci arriva Mosella, travolto da Merenda. Quindi Mannalà con tanta esperienza. Mannalà gioca ancora per Buffalo Bill Merenda. Eccolo ora Bomber Frezza, rientra verso il centro del campo. Dall'altra parte c'è tutto solo Mannalà, servito ora Mauriello, prova l'1-2, Fattori a posizione regolare per l'arbitro, si oppone regolarmente, quindi Fattori qui Buglione combatte con Palumbo, palla che esce sul fondo, prova a pennellare per Bomber Frezza che non aggancia, palla fuori. Snack, ancora Snack in aria, El Cid in spaccata, Buffalo Bill. Mo fa tutto molto bene, forse non riesce a concludere con più violenza verso la porta. Ottima risposta intanto del Sid, quindi Palumbo, Bomber Frezza, Fordham con gli avambracci, c'è fallo ed è netto. Eccolo Palumbo, va lui col sinistro, mamma mia che sinistro di Ale Palumbo, traversa spaccata. Palla Fattori, quindi Mannalà, Piccirillo, respinge ancora il Cristian nella sua metà campo. Palla per Merenda che allarga qui per Bomber, perde l'attimo per poter calciare, poi prova a puntare Piccirillo ma non è una cosa semplicissima. Merenda, aggancia Mauriello in area, Fattori, aveva perso l'attimo per un secondo, recupera poi la posizione. Ancora Palumbo, assedio Cristian allora. Esposito, Sannino su di lui molto bene, ancora Sannino che non aggancia, Pedrone, finta, controfinta, ancora Pedrone, centrale per Mauriello, aggancia bene, poi palla nello spazio per Bomber Frezza che scodella il pallone dentro, Merenda l'aggancia, Piccirillo, ancora Mauriello, palla per Snack, lenta questa palla, in braccio al Sid, rientra Pupi, esce Bomber Frezza al posto invece di Petagna, al posto di Mosella entrerà Petagna. Scolaro qui, Pedrone, sale lui, ritorna sul sinistro, non è il suo piede, poi cambio verso Pupi, intercetta Buglione ma solo per un secondo, quindi Petagna, palla che arriva a Buglione, centrale per Fattori. Bella palla di ritorno, ancora Petagna prova a dipingere, si infrange su Mannalà il sogno di Petagna col destro, poi Esposito a liberare la propria metà campo. Petrone come un treno qui, occhio! La palla è uscita. Palumbo, prova per Merenda, Piccirillo in extremis, calcio d'angolo. Mauriello, palla fuori per Esposito. Poi Palumbo, di nuovo per Mauriello. Non male l'idea, peggio invece la realizzazione con Peppone, Avolio e Sabatino che se la ridono. Perché cazzo ridete? Perché bella la vita, dovevi rispondere, perché bella la vita.
In ogni caso gioca Petagna. Dentro c'è Fattori. Prova a puntare l'uomo a Petagna, poi scivola, recupera Mannalà, serpentina, ancora Mannalà, vuole il sinistro Mannalà, chiuso bene da Piccillo che evita anche l'out. Raccoglie Esposito, merenda, non aggancia, palla fuori. Prova Simone Fordham verso Buglione, palla finisce sul fondo, ready, Mannalà, tocca con un braccio Fattori ma si continua. Ancora merenda, appoggia ancora Mannalà. Merenda difende sull'attacco di Fordham. Poi Petagna ha battuto, c'è fallo. Jerome per Piccirillo. Palla centrale per Gabri Buglione. Prova un numero, esce Palumbo. Si ritorna dietro. Occhio qui a Fordham che viene colpito. Una palla centrale. Palla arriva in qualche modo a Petagna, ma è già uscita, quindi laterale. Sannino difende il pallone dall'attacco di Palumbo e Mannalà. Recupera Mannalà, occhio a 3 contro 3. Palumbo chiuso ancora da Piccirillo. Partita impressionante. Si è fatto anche male Piccirillo qui. In ogni caso, Mauriello, quindi Palumbo. Finte, poi destro a cercare Mannalà. Ancora Mannalà. Dentro per Palumbo, Palumbo in aria, il Sid dice di no, poi occhio qui a questo pallone su cui si avventa Esposito, recupera Petrone, prova un numero Petrone, la palla è dentro, bene qui Petrone, Perrotta in fallo laterale, bene qui Piccirillo, poi Buglione senza fronzoli, aggancia Palumbo, difettoso, fallo laterale, Petagna per Sannino, Palumbo aggancia. Centrale, anzi no, esterno, non c'è nessuno, ci sono solo io, ma non gioco. La palla è per Buglione, intercetta invece Esposito, snack merenda. Petagna con una diagonale dall'altra parte del campo, ancora Petagna. Palla nello spazio per Buglione, toccata da Petrone, si continua subito. Occhio a Sannino in aria, Sannino disturbato da Mannalà regolarmente. Quindi ora ancora Sannino, scivola, ritorna sul pallone, bene Pupi, in spaccata, fallo laterale. Palumbo di testa, poi Fattori, prezioso, in bunker. Finisce il primo tempo, 0-0, partita ricca di emozioni, ma non c'è stato manco gol. Oh, un'altra traversa di Palumbo, direttamente dal fischio d'inizio del secondo tempo, l'abbiamo ripresa, è stata praticamente una palombella proprio. Si è infranta ancora una volta sulla traversa, sfortunato Palumbo. Petagna, 1-2 con Buglione, ancora Petagna, Petagna arma il sinistro, poi conclude, schiaccia troppo, c'è fondo. Le Palumbo, vediamo se coprirà ancora una traversa, il lancio è lungo, a cercare Bomba e Frezza, l'aggancio non è male, meglio ancora Piccirillo, quindi Petagna, Buglione, prova ad accelerare, palla dentro, Fattori, anticipa il movimento, Fordham, Petrone, Mosella, Mannalà ancora su di lui, prova a rientrare, sbraccia Mosella senza fallo, ancora Mattia Mosella, prova a cadere, si rialza, non cade mai Mosella, non molla mai. Gente come Mosella non molla mai. Gente, se non molla mai. Quindi Pupi combatte con Fattori. Palumbo. Palumbo esce dal traffico. Ancora Palumbo si stringe verso il corner. Ancora Palumbo sulle sue tracce Fattori. Serve bene Mannalà. Si fa trovare libero Buglione. Recupera il pallone. Ancora Mannalà. Ancora un contrasto vinto. Palla nello spazio per Mauriello. Ora Petrone. Arma il destro. Poi ci ripensa Perrotta. In calcio d'angolo. Tutto con Mauriello che gioca in mezzo, Buglione la mette fuori, quindi Mannalà col sinistro, bomba sul fondo. Scarica Fordham, Fordham per Petagna, rientra con un tacco, c'è ancora sulle tracce Frezza, palla nello spazio, toccata, calcio d'angolo. Fordham, palla dentro, svetta ancora Mannalà, occhio a Petrone che accelera, Perrotta, molto bene, fa il giro anche di me, poi Petrone. Quasi in acrobazia, mette il pallone fuori.
prova da casa sua. Poi Fordham prova a tenere giocabile il pallone, esce bene Palumbo. Quindi bomber Frezza, palla toccata, ma è ancora buona nello spazio. Non c'è merenda, c'è solo il Zid. Appoggia bomber, ma c'è il recupero di Mosella. Ancora Mosella, ruleta di Mosella. Sta per scatenare l'inferno Mosella. Bene qui, prezioso, sul petto di merenda, che non aggancia bene. Piccirillo è costretto al fallo laterale. Ancora qui Petagna sulle tracce di Buffalo Bill. Calcio d'angolo. C'è vicino Mariello, vicino Bomber Frezza, servito ora. Occhio all'effetto sorpresa. Mariello gioca, ma c'è Piccirillo. Fattori, prova a cambiare. C'è solo Razio Redi. Quindi ora Mauriello, El Cid l'ha toccata. Non benissimo El Cid, efficace però. Rone gioca sul secondo palo per Bomber Frezza, tiene il pallone in campo. Bene qui Bomber, palla dentro a cercare Mannalà. Che comannalà! Gran cross di sinistro di Bomber Frezza. Mannalà prontissimo a ribadire in rete. È 1-0 Crystal. Quindi 1-0. Mastacchioni sono sotto di un gol contro il Crystal. Petagna prova a guadagnare il centro del campo. Ora Fordham, palla ancora per Petagna. La tiene in campo Bomber Frezza, che scivola Piccirillo. No look per Perrotta. Quindi ora Mosella. Fordham libero. Bella la palla nello spazio, ma ancora per Mosella. La palla passa. Ancora Orazio Redi. A dire di no. Agna dal calcio d'angolo. Prova morbido sul secondo palo. C'è Piccirillo che aggancia in qualche modo. Poi Buglione. C'è fallo di mano di Cesare Esposito. Si è fatto anche male. C'è Petagna sul pallone, tre in barriera per Prezioso, Buglione fuori dall'area piccola, Sannino e Mosella in area. Fattori pronto per la ribattuta, in ogni caso c'è Petagna col suo destro. Va Petagna a giro, palla sul fondo. Diretto in porta, dal fondo ovviamente non vale, sarà a fondo. Petagna col destro, palla ad incrociare, palla sul fondo. Quindi ora per rotta. Palla laterale. Prova ancora traversa, terza traversa dell'incontro. Mauriello ha provato a sbeffeggiare il Cid. Bene qui Mauriello, molto bene. Palumbo prova a calciare, Piccirillo si oppone. Riparte la squadra dei Mastacchioni con Petagna, altra parte per Perrotta. Si muove Fattori lì davanti. Di mano forse Cesare Esposito, si continua. C'è dentro Mauriello, palla che non passa, la tocca per ultimo Esposito, c'è fondo. Sella, contrastato da Mannalà, ora Petagna, prova il numero Petagna, ci ripensa, quindi Fattori, pupi su di lui. Fattori, palla dentro, buona per Buglione, divora un gol, madornale Gabri Buglione, che palla di Mike Fattori, che va a caricare Gabri Buglione, che ha divorato l'1-1. Palumbo prova il missile, palla sul fondo. El Cid, Mariello bene, sul pallone ci arriva Bomber Frezza. Dall'altra parte bene per Petrone che aggancia, occhio al suo destro, si muove Esposito e anche Mannalà. Petrone prova il fondo, ancora il crocio dei pali per il Crystal, questa volta Petrone. Assurdo. Quattro legni per il Crystal. Va via Esposito. Quindi Buglione. Buglione col destro. Prezioso, non bene. Efficace. Calcio d'angolo. Petagna. Palla sul secondo palo. Non ci arriva nessuno. Fallo laterale per il Crystal. Frezza. Tocco di prima. Ruba qui Esposito. Nello spazio Petrone. Ancora Cesare Esposito. Col sinistro Esposito. Molto bene qui Cesare Esposito. Un po' meno il suo sinistro. Petagna allunga la falcata, combatte Mauriello, la palla esce in fallo laterale, c'è calcio d'angolo. Petagna, palla che passa,
La tiene in campo Mosella forse? Fallo laterale. C'è Mannalà, entra Buffalo Bill Merenda. Pepe, chi? È Buffalo uscito Mannalà, sta un po' più a mediano. Quindi ora con le mani buglione. Mosella si continua, c'è fallo su Palumbo. Fallo in attacco di Mosella. Palumbo a cercare Bomba e Frezza che non aggancia. Palla sul fondo. Ma serve Petagna. Petagna verso Buglione. Pupi. Ancora Petagna. Prova i numeri. Allarga per Fattori. Su Setacci c'è Petrone. Si ritorna da Mosella. C'è largo Sannino. Mosella non trova il pallone. Prova l'attacco. Con la foga a Cesare. Poi Merenda. Da dietro al centrocampo. E Zid è pronto. Piccirillo. Palla per Mosella che alza il pallone. Ancora Mosella, palla a Sannino in aria, Merenda in versione di difensore coreale, si gode Cesare Esposito. Petagna, palla che arriva direttamente da Palumbo, quindi Fordham, finta il destro, poi la palla esce, fa laterale per i mastacchioni, già battuto Piccirillo, accorcia Bomba e Frezza. Vuole il dribbling Piccirillo, quindi Petagna, Mauriello su di lui, prova, palla dall'altra e uomo dall'altra, fallo su Orazio Redi, subito scuse di Petagna. Per Merenda, bene qui Fordham, prova Bomber, Buglione, bene. Merenda, difende il pallone dall'attacco degli avversari, Fattori, fallo laterale. Su cui ci andrà Orazio Pupiredi. Merenda. Bene, Buglione. Ancora meglio Merenda. Vuole il fondo. Ancora Buglione. Difende il pallone. Palla che non esce. Quindi Mauriello col gluteo. In fallo laterale. Mosella. Palla centrale per Petagna. Ci arriva forse... Sì, Buglione ora. Sannino. Accorcia Palumbo, bene Sannino, destro sinistro, palla sul fondo, col sinistro, palla che non arriva a Merenda perché c'è Fordham, quindi ora Buglione ha battuto due volte, ready, Sannino, il 9 dei mastacchioni, grande azione di Mosella, freddo Sannino, non basta la prima scivolata di ready per impedire il pareggio ai mastacchioni, è 1-1. Palumbo, diretto in porta. Caro, lancia, Petrone allunga, in calcio d'angolo. Fordham sul pallone. Va lui, teso. Cesare Esposito a Derino, poi al Zid. Va bene, via su, Bomba e Frezza. Quindi Fordham, palla dentro. Sannino divora il 2-1. Aumenta il gioco e l'intensità dei mastacchioni. Quindi ora Palumbo, Merenda 1-2 che non si concretizza perché c'è Fordham, quindi Mannalà, riscodella per Merenda, attacca Mosella, Merenda va via, molto bene, forse fallo, si continua, snack, tiro deviato, fallo laterale, si è remolato Fordham. Prova dentro, quasi un tiro, è il Sid. Fa su il pallone, serve ancora Petagna. Eccolo Petagna, palla per Sannino, molto libero. Palla dentro Pupi, Petagna, Esposito in extremis. Poi Piccirillo, due volte su Palumbo. Ancora Piccirillo, la palla è per Mosella. Mosella, zona tiro, prova ancora Mosella, Esposito. Copre. Mosella. Poi Fordham, scordinato, palla sul fondo. Esposito, lungo, non c'è nessuno, palla sul fondo. Cuccaro, cercare Petagna, si avventa, Palumbo, ma c'è Mosella, ma ancora Palumbo. Fordham!
Occhio a Frezza, si avventa sul pallone, bomba Frezza, entra in aria, bomba sul fondo, occhio alla munizione. Munizione per Perrotta? Sì, ammunizione per Perrotta. El Cid. Centrale per Fordham. Occhio a questa palla, non è granché. Fordham prova ad andare via. C'è Palumbo. Bene Fordham. Sannino tiene palla. La tocca per l'ultimo Palumbo. Fallo laterale. Mannala. Merenda. Tutto solo Frezza. Ignorato. Ancora Snack. Vuole lui la gloria. Piccirillo. Recupera palla. E ora tutto il tempo per cercare un dribbling. Subisce anche una carica. Si continua. Ancora Piccirillo. Centrale c'è Fordham, si va invece da Petagna, ancora Petagna, palla centrale, Pupi, ready, il fallo laterale, a chiudere ancora una volta, Petagna, doppio passo, palla per Buglione che aggancia male, c'è fondo, Cesare Esposito va a cercare Palumbo, conta rimbalzo Ale, vuole il sinistro, eccolo. Palla deviata e calcio d'angolo dal Cid. Gran parata. Frezza. Palla che arriva a Mannalà. Occhio al suo sinistro. Di un soffio. Mannalà non trova il 2-1. Sannino col tacco. Non trova nessuno. C'è solo Mariello. Palla nello spazio. Palumbo. Occhio al break. Ancora Palumbo. C'è tutto solo Merenda. Piccirillo. Eccolo Piccirillo che sale. Suona la carica. Fordham. Sannino tutto solo dentro, la palla non arriva a nessuno, quindi Piccirillo in aria, Fordham, palla dietro, ma c'è Mannalà, quindi Palumbo, tutto solo Merenda, l'ha visto Palumbo, ora bomber Frezza, non trova il destro, il bomber, ancora un'occasione ciccata, da entrambe le parti, poco freddi gli attaccanti. Mosella riceve palla, marcato ora Mosella, Mauriello bene, ancora meglio Mosella, quindi Petagna, Esposito, esce bene, Palumbo, si muove Snack, Mauriello dall'altra parte, Palumbo col sinistro, fondo, occhio a questo contropiede, va vuoto Esposito, Petagna, Petagna, Pupi, colpetto, a salvare il Crystal, ready, Mauriello, ottimo aggancio, prova la palla per Snack, Fattori benissimo, body check regolare di Mike Fattori, rimaniamo sull'1-1 come abbiamo detto già in precedenza, partita ricca di emozioni, sfortunatissimo il Crystal, 2 minuti al termine del match con Palumbo che si allunga il pallone, non ci arriva in qualche modo, 2 volte Palumbo, poi Fordham, occhio a 4-2, scoperto il Crystal, palla nello spazio per Sannino, Sannino palla dentro, Pupi sulla linea, Orazio Redi ancora una volta, Petagna, non arriva nessuno, quindi Cesare Esposito, pasticcia col pallone, lo ritrova un paio di volte, ha battuto col fallo, subito ha battuto, Palumbo, palla per Bomber Frezza, la tocca per Rotta, miracoloso, calcio d'angolo. Palumbo, occhio al suo sinistro, si muove Bomber Frezza, ancora Palumbo, Palumbo in aria, Perrotta, occhio al contropiede, Sannino, per Mosella, Petagna, si propone Fattori, Mannalà, un muro, sale proprio lui poi, quindi Palumbo, in aria Palumbo, palla che non arriva a nessuno, Palumbo, la tocca Piccirillo, fallo laterale. Mannalà, andrà con le mani. Cercare proprio Palumbo, svetta Piccirillo, sul pallone ci arriva Bomber Frezza. Quindi Perrotta. Bene qui. Poi la palla nello spazio per Petagna, gran palla Petagna! Sul fondo di niente. Mannalà. Merenda, difende il pallone, Snack... Palla, Bomber Frezza, occhio al suo destro, Bomber Frezza, Buglione, si oppone. Poi Palumbo, evita l'out, ancora Palumbo, vantaggio che non si concretizza. Punizione da ottima posizione, proprio per il sinistro di Ale Palumbo. Già battuto, palla per Merenda, c'era a terra Bomber Frezza, la palla non era in posizione, tutto annullato.
Lumbo sul pallone, posizione molto simile a quella dell'incrocio dei pali del primo tempo. Tre in barriera sempre per il Sid. Parte Palumbo, palla per Esposito, occhio al contropiede, Petagna, Petagna ancora, Petagna spara in braccio a Prezioso e finisce con il contropiede gettato alle ortiche. Mastacchioni Crystal Palace 1-1, che partita! Al termine di Mastacchioni Crystal Palace con Buglione e Redi, i due ragazzi a nostro avviso migliori in campo. Buglione, ottima prestazione qui, intanto Mosella che ci pazienza. In ogni caso ragazzi, 1-1, partita ricca di emozioni, contrariamente da quanto si potrebbe dire per il risultato. Passando prima la parola a Buglione, Gabri, svantaggio, poi avete recuperato, poi avete gettato occasioni praticamente nel cestino. Se mi dici cosa è mancato quest'oggi? No, il centrocampo, stava un buco. Poco fraseggio, non avete trovato le giuste giocate, però abbiamo visto qualche sprazzo importante che ha portato appunto al gol con una fantastica azione tra te, Fattori e Sannino, ottima triangolazione. Passiamo invece la parola a Pupi. Orazio, il Crystal sembra essere sulla strada giusta. Sembra essere sulla strada giusta, soprattutto perché oggi abbiamo visto un Crystal abbastanza sfortunato. Sono stati quattro i legni, ragazzi, del Crystal, due croci di palli e due traverse. Assurdo pensare a tutte queste traverse, a tutta questa sfortuna. Questo Crystal giocando così sicuramente avrebbe potuto dire la sua in questa Gold League, ma le speranze non sono perse, perché la strada per l'Europa vi dà ancora speranza. Ma è tutta l'edizione, comunque una serie di episodi negativi si stanno mettendo. Oggi penso che sia messo in maniera plateale con quattro traverse, altre occasioni sciupate. Ma il calcio lo si sa, è fatto di episodi. Il calcio è così, infatti colpa nostra che non siamo stati bravi a chiuderla. Al di là della sfortuna ho visto tantissime azioni bruciate praticamente, non avete trovato più volte la conclusione quasi a porta sguarnita, poi altre volte tiri un po' molli. Sì, assolutamente, sono arrivati sotto porta senza quella cattura giusta che ti porta a finire l'azione e questo risultato, un gol. Tant'è vero che il Sid comunque non è stato coinvolto chissà quanto, ha fatto eccezione per una parata nel primo tempo, non male. In ogni caso noi salutiamo Buglione e Orazio Redi e vi auguriamo una buona serata, quindi dillo tu. Che cosa? Va fa mo. Mamma, botta la pasta.